mentre Edward era soggiogato dalla madre, l'altro fratello diceva no, trasgrediamo. Era l'alter ego che proponeva una vita diversa e proponeva delle conoscenze diverse. Cioè andiamo e facciamo quello che nostra madre ci impedisce. Un incendio capitò nella fattoria. Questa madre lavorò tantissimo e alla fine riuscì a comprare una fattoria. Guarda caso, in questa fattoria ci fu un incendio. E durante questo incendio, questo fratello, il trasgressivo, chiamiamolo così, che non voleva essere soggiogato dal potere materno, morì. E il cadavere fu ritrovato grazie ad Edward, che disse di non averlo visto, ma che poi disse il cadavere sta là. Quindi in qualche modo già la contraddizione, no? Questo mi fa capire che poi non era molto organizzato questo serial killer, perché poi all'interrogatorio in qualche modo cedeva, no? come persona, cedeva proprio emotivamente. Eppure questo soggetto fu trovato con la testa, con il cranio fracassato. Nonostante ciò, la perizia medico legale disse che era morto per asfissia, per rifugio, credo. È come quando dicono che è morto per arresto cardiaco, e che cosa deve arrestarsi per morire? Va bene, forse all'epoca non pensavano che fosse una cosa così. Così in fondo siamo agli albori dello studio dei serial killer. Da allora, alla morte della madre, passò un solo anno. La madre morì, si dice, per dell'ictus, delle problematiche un po' di questo tipo. Ebbe un primo ictus, un secondo ictus e poi un aneurisma, non so adesso con precisione. E cioè è possibile dire che la morte della madre ha scatenato definitivamente la follia di Gain? Eh sì, perché a quel punto lui, come Norman, ha dovuto in qualche modo fissare un continuum materno. Quando la madre muore nel 1945, lui si trova solo, il padre non c'è più da tempo, il fratello morto forse per mano sua, la madre non sappiamo, comunque muore, una madre che in qualche modo lo ha sempre gestito e diretto, non ti devi masturbare, quando lo trovò a masturbarsi, lo afferrò dai genitali e poi lo costrinse nell'acqua bollente come punizione. Non è che si diventa serial killer così. Infatti quando dicono i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno, no, non è così. Per diventare serial killer, e poi vi racconto anche il caso di Lucas, ne devono capitare di bruttissime nella vita, cose tremende ti devono capitare. Quindi lui che cosa ha? In qualche modo questa madre lo indirizzava, lo guidava, nella follia ma lo guidava. Alla morte della madre lui ha tentato di far rivivere la madre e quell'abito che aveva costruito con la pelle delle vittime o dei cadaveri. In realtà si pensa, perché si pensa che fosse anche un transessuale che volesse cambiare sesso, eccetera, ma non un transessuale vero, un transessuale psicotico, io sono l'uno e l'altro, come faceva Norman, che lui indossasse questo abito per far finta, lui diventava la madre. Quindi quando Hitchcock, è un grande psichiatra, io dico sempre ai miei studenti, se volete essere degli ottimi psichiatri, degli ottimi criminologi, dovete conoscere bene Hitchcock, conoscere bene Shakespeare, studiare tragedie greche e Pirandello, altrimenti siete zero assoluto, perché quello che ci hanno lasciato, l'eredità di questi grandi personaggi è infinita. E quindi il Norman di Hitchcock è un esempio meraviglioso di come funziona la psiche
di un soggetto che ha una depersonalizzazione. Significa che è doppio, ma che può essere anche multiplo, dipende dalle situazioni. Lui era contemporaneamente se stesso e la madre, a seconda delle situazioni. La madre viveva sempre e la madre interveniva quando lui si trovava di fronte all'altra donna che poteva essere il peccato, che poteva indurlo a peccare, che poteva indurlo a fare quelle cose che la madre aveva sempre vietato. Ma una donna come Augusta, che leggeva la Bibbia a bambini piccoli e che la commentava con un fare punitivo e persecutorio, già questo mi fa capire, è vero che le favole non è che siano migliori, però sempre una. No, però no, prendere alcune parti, in particolare dell'Apocalisse, no? Parti proprio pesanti, persecutorie, e raccontarle a un minore con un fare minaccioso, già mi sei segnato. E allora, che chance può avere un soggetto che è stato con una madre simile? È vero che la madre è la causa sempre dei guai dei figli. Perché? Perché il padre in fondo subentra dopo. È anche vero che il padre preedipico, cioè il padre presente nei primi anni di vita del bambino, è un sostegno per la madre, e quindi se c'è e funziona, chiaramente la madre si comporta in modo adeguato con i figli e riesce a crescerli bene. Se il padre non c'è, la madre resta sola, si deprime e poi in alcuni casi sostenuti da psicopatologie, chiaramente poi succede quello che succede, che sentiamo, la cronaca ci riporta costantemente di queste madri che uccidono i figli durante il parto, nell'infanticidio, subito dopo o dopo qualche tempo nel femminicidio. E qui ci sarebbe tantissimo da dire adesso. Quindi il primo piacere fortissimo che hanno questi soggetti è per il fuoco. Fuoco immotivato per bruciare cose inutili. Il secondo passaggio è sofferenza inflitta dal male. Sì, ma non è, capito, tolgo le zampe al ragno, taglio la coda alla lucertola, che pure è una cosa che molti bambini fanno, no? Io prendo il gatto, il cane e lo comincio a squartare vivo, comincio a fare delle cose terribili, infliggo sofferenza atroce, che poi, perché così sperimentano qualcosa, che poi andranno a sperimentare in futuro con l'essere umano, con il pari. E che succede? Allora, in alcuni casi, specialmente i casi del missionario, come questo per esempio, il necrofilo, necromane, che in qualche modo deve ripulire il suo paese o comunque l'umanità dalle donne che sono peccatrici e che inducono al peccato. Dall'immoralità. Questo è proprio perché la mamma diceva tutte sono mignotte tranne me, il padre però diceva tu sei una mignotta. Quindi che confusione, comunque lui, essendo lui il posseduto dalla madre, no? Perché la madre chiaramente non voleva che lui avesse rapporti con altre donne, lui sosteneva questo per paura. Sicuramente per paura, perché poi una persona che si rivolta verso le donne in questo modo è sicuramente una persona che ha paura della donna, perché se la donna è peccato, se la donna è demonio, se la donna mi fa fare delle cose che mamma non vuole e per le quali mamma mi punisce fino a gettarmi nell'acqua bollente, insomma, chiaro che un bambino piccolo struttura questo tipo di persona. Per quanto riguarda la storia di Cain, io ho letto su un manuale a casa che veniva messo un po' in dubbio questo suo rapporto con la necrofilia, cioè non era, c'era scritto, non era provato pienamente se lui provasse piacere nel contatto con i cadaveri, o se lo usasse solamente come
come adesso, gli oggetti da trasformare, come avvenne. Ecco perché io parlo di necromania, perché il necrofilo è quello che ha rapporti sessuali col cadavere. Diciamo che sotto questo profilo risulta più sano, no? Anche se l'oggetto è quello che è, no? Però il cadavere gli serve, l'oggetto inanimato gli serve per uno scopo che ha un senso. Così come gli uomini che per esempio amano accoppiarsi con la moglie, con la donna mentre dorme. È una, molto simile, eh? Non si ha il coraggio di andare oltre, però la donna deve fare finta che dormi, oppure dormi, mi piace di più. Invece in questo caso è la necromania, perché lui questo cadavere lo fa a pezzi e poi lo fa trionfare. Non solo fa trionfare il cadavere trasformandolo in oggetti, lampade, eccetera, ma trionfa anche lui sul cadavere perché lo trasforma, lo manipola, come se fosse Dio. Tra l'altro, insomma, un cadavere vivendio, no? Cioè, stanno un sacco di reati dietro, ci vuole coraggio ad andare in un cimitero a prendersi i cadaveri. No, da solo poi, è più difficile se non Quindi, come ha detto anche lei prima, anche nel caso di Gain, come ho detto io all'inizio, che la comunità, la sua città, la piccolissima città, rimasero tutti sconvolti, perché Gain era considerato una persona magari non proprio, un po' strana, non normalissimo, però assolutamente no. Quindi la prova, come diceva lei, che queste persone, questi individui hanno la capacità di avere questi periodi di assoluta normalità. Quindi poi sono schiavi di queste pulsioni bestiali. Irrefrenabili. Sono delle spinte irrefrenabili ed è questo che rende l'omicida seriale. Proprio questo dover ripetere. Poi lo spazio di tempo è molto soggettivo. C'è chi ha ucciso tantissime vittime nel giro di 5 giorni e chi invece ha bisogno di 10 anni. Come per esempio il caso di Zodiac a San Francisco, che nel corso degli anni, da varie vittime. Questo è molto soggettivo, non sappiamo perché. Sappiamo però che nel caso in questione la mamma lo aveva sin dal bambino educato all'isolamento. Questo bambino non poteva avere rapporti con gli altri. E ha mantenuto questa caratteristica, una tendenza mortifera all'isolamento. Non è mai stato con nessuna donna. Il fratello lo stimolava a farlo. Per questo lui si sarebbe vendicato. Forse il fratello l'aveva fatto, infatti si dice che l'abbia poi ucciso perché non aveva mantenuto il patto di rimanere vergine, come aveva detto la madre. Ha sgredito il comandamento della madre. Sì. Possiamo concludere dicendo che alla base di questi fenomeni c'era questa protezione da perverso, dal latino che si muoveva, cioè non si ama ma si odia. È come se a un certo punto tutto ciò che è istinto di sopravvivenza, istinto di vita, istinto di piacere, istinto anche di principio di realtà, si rovesciassero per dare spazio solo e unicamente a quello che Freud ha chiamato tendenza di sopravvivenza. Ma che noi normalmente controlliamo con la nostra voglia di vivere. In questi soggetti prende il sopravvento e quindi si rovescia per detto, come se a un certo punto la medaglia si girasse e l'amore che dovrebbe in qualche modo limitare i nostri rapporti con gli altri, i rapporti intrafamiliari, i rapporti col mondo, con gli animali, con le piante, con il padre, la madre, la famiglia, la società, diventa odio. Odio che si trasforma in omicidio.